Buongiorno, allora è un'altra giornata. Allora, ancora spostamenti, ancora diciamo non ha trovato questa stanzetta, non ha trovato la sua pace, perché ancora qua ci sono spostamenti. Allora, il segretario è andato a finire qua, quindi vicino all'apertura, vicino al balcone. Vicino al mare, il mare. Vicino al mare, qua c'è il comodino, qua c'è il tavolino, insomma. Ancora non ha trovato la pace questa cameretta. Vabbè, lasciamo fare qui all'interior design, perché io sono l'architetto a casa, lui è l'interior designer. Va bene. Stendiamo un velo pietoso. Allora, cominciamo! Cominciamo! Ah, vi faccio vedere. Allora, ieri ho comprato delle cose, però poi vi faccio un piccolo video haul. Sono stata ad Eurospin, poi sono stata in un grandissimo negozio di cinesi e poi sono stata al Brico e ho preso delle piantine, queste qua. Ho preso tre surfine, una, due, tre, queste qua che sono fuori. E niente, quindi poi vi faccio questo video haul. Ora cominciamo con le pulizie quotidiane. Il cappuccino ve l'ho fatto perché altrimenti non possiamo cominciare la giornata. Non la posso cominciare io senza il cappuccino e non la potete cominciare voi perché mi dite che quando non la posto vi manca. E quindi ho fatto il video del cappuccino. Qua ci sono un po' di buste delle cose che ho comprato ieri. Ah, mi sono presa pure un paio di scarpe da tennis. Ok, cominciamo. Allora, ragazze, come sempre, io lavo questi cuscini del divano IKEA. Ieri ne ho lavato uno e adesso lo devo rifoderare, perché questo è un cuscino centrale dove ci mettiamo per guardare la TV ed è quello che si sporca un po' di più anche posando le spalle, la testa, e quindi adesso lo rimetto e poi passiamo alla cucina finalmente. Allora, ragazze, ecco qua. Forse abbiamo trovato allora la sistemazione. Quindi il secretaire che mio marito usa tipo ufficio vicino l'apertura, quindi è inondato di luce. Abbiamo rimesso il tavolino, il comodino è là. Il tappeto sempre davanti il divano. Vabbè, diciamo che va bene. Che non lo tocchi più, va bene? Perché altrimenti ci sono legnate. Che bellezze. Allora, ragazze, niente, quindi ho fatto la camera. Stamattina vi devo dire che quando mi sono svegliata avevo un sonno che mi sarei riaddormentata molto molto volentieri. Difatti ci pensavo. Dicevo, ma che faccio? Mi giro dall'altro lato e dormo ancora. E niente, invece poi ho detto, ma no, alziamoci. Però ancora ora devo dire che ho sonno. Ecco qua, avete visto? Ho messo il cuscino pulito, è facilissimo. Diciamo, questi divani sono molto facili da sfoderare, lavare, rimettere. Ad esempio, non l'ho neanche stirato perché non c'è bisogno ed è perfetto. Quindi, divani Hector IKEA Forever. Forever. Là c'è un'imbarcazione, un motoscafo, non so se lo vedete, che cammina, anzi naviga, non cammina. Ok,
Ok, le mie roselline che cosa dicono? Sempre belle le mie roselline, eh? I tulipani sono un pochino più piegati perché i tulipani sono più delicatucci, ma sempre belli, guardate. Guardate che sono belli questi rosa. Poi lì c'è la nostra tenda che abbiamo messo ieri. Allora, per chi non l'ha capito, che mi ha chiesto, non ho cambiato tenda, ho solamente aggiunto questa tenda di Ikea che costa 10 euro in questa specie di merletto. Perché qualcuno mi ha detto: "Ah, Marianna, che bella, hai cambiato tende." No, ho aggiunto queste tende così di merletto in centro e la tenda giustamente si è arricchita. È più ricca di tessuto, appunto, più ricca. Mi sembra il termine giusto. Lì ci sono pure le doppie tende. Ok, ragazze, cominciamo. Ragazze, un giro leggero leggero, veloce veloce nel mio bagnetto, perché non faccio quasi mai né video né foto. Ve lo faccio vedere, guardate, è piccolo ma è carino. Funzionale, non mi manca nulla, c'è un bel cassettone con tutte le cose che mi servono, la lavatrice con una cesta con asciugamani belli, questa scaletta con tutti i prodotti, quindi sono molto contenta. Il bagno è piccino, però è carino, è funzionale, c'è un bello specchio. Ah, anzi, vi volevo fare vedere che ieri ho preso queste salviettine per il trucco, per togliere il trucco. Sono della Nivea Micellar, quindi c'è acqua a micellare. Le ho provate, sono ottime. E le ho prese in un negozio di cinesi, ragazze, che stanno veramente spopolando, stanno aprendo un sacco di negozi qua a Palermo. Però devo dire che oltre appunto ai cinesi ci lavorano anche tante ragazze, ragazzi palermitani, quindi sono contenta perché danno molto lavoro e quindi siccome c'è sempre bisogno. Ok, ragazze, quindi devo chiudere il vlog di stamattina. Ho passato qui lo straccio in questa stanza, in questa cameretta che non ha pace. Devo mettere il tappeto, poi devo entrare queste cose che saranno asciutte. Ragazze, c'è sempre freddo, il mare è stupendo, quindi devo entrare questo tappeto sperando che finalmente questa cameretta abbia trovato la pace, che mio marito non la cambi più ulteriormente. Ok, ragazze, come ultima cosa vi faccio vedere il dietro le quinte di un mio video. Allora, stamattina, oltre appunto al vlog che vi faccio sempre, ho girato un video haul perché ho comprato delle cose che naturalmente ora non vi faccio vedere, perché altrimenti poi quando c'è il video voi avete già visto tutto. Vi faccio vedere solamente i sacchetti, sono una, due e tre sacchetti, e poi ho comprato queste piante. Queste magari ve le faccio vedere, dai. Ho comprato queste petunie surfine ieri al Brico di Palermo in via Ugo La Malfa a 3 euro ciascuno. Ne ho preso 3, guardate che sono belle, le ho messe in questa scaletta. Ora le metterò in balcone. Quindi vi faccio vedere, guardate il dietro le quinte. Io metto quella luce là. Questa è la ring light dove posiziono di solito il telefonino per truccarmi o per parlare con voi. Questa è la toletta di Ikea. E questa sono io in tutta la mia semplicità, con pigiama, una vestaglietta perché c'è sempre freddo. Quindi, ragazze, vi ho fatto vedere pure il dietro le quinte dei miei video. Qua ci sono delle camicie, ne ho indossata una poc'anzi appunto per fare il video. A questo punto, ragazze, vi saluto e adesso vi carico appunto questo vlog. Un bacione, ci vediamo sempre al mattino per i vlog perché vi piacciono tanto. E che devo fare, ragazze? Ve li faccio.